Buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani. Oggi faremo una lettura angelica valida per 15 giorni, quindi a partire da oggi, domenica 13 marzo 2022 al 27 marzo 2022. Utilizzeremo tre mazzi di carte. Delle fate, sono tutti e tre mazzi delle fate e ci connettiamo alle frequenze dell'Arcangelo Michele e degli angeli dell'amore affinché ci possano guidare e assistere in questa lettura angelica. Facciamo una preghiera di protezione prima di iniziare la nostra lettura angelica. Invoco la divina presenza di Dio Dea, onnipotente, padre e madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi e il sé superiore di tutte le anime che mi seguono. Invoco te, Arcangelo Michele, invoco il Maestro Gesù, Maria Regina Celeste e tutti gli angeli e gli esseri di luce che in comunione di intenti con l'Arcangelo Michele stanno partecipando in questa lettura angelica. Vi chiedo di tagliare tutte le corde di paura tra me e tutte le persone coinvolte che riguardano questa vita sulla terra, le altre vite, in tutti i sistemi di realtà, in tutte le dimensioni, in tutte le direzioni del tempo-spazio. Chiedo massima protezione psichica, guida e assistenza. Chiedo di radicare la nostra energia fino al centro della madre terra e di elevare le nostre energie, vibrazioni e frequenze e di aiutarci a sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato. Arcangelo Michele, chiedo massima protezione, guida e assistenza. Grazie caro Dio, grazie Arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù, grazie Maria Regina Celeste, è fatto, è fatto, è fatto, e così è, e così sia, ora, per sempre e per l'eternità. Ok, andremo a creare tre gruppi, gruppo A, gruppo B e gruppo C. Quindi mettete le mani nel vostro sacro cuore, chiedete agli angeli, a Dio e all'Arcangelo Michele qual è il gruppo più giusto per te, ok? Per rispondere alle domande, per ricevere guida e assistenza. Ok, iniziamo col gruppo A, abbiamo la carta del bambino interiore. Sono cadute due carte, quindi utilizzeremo queste nella lettura angelica. Ok, abbiamo gruppo B, la carta del viaggio e della trasformazione. Quindi due carte nel gruppo B, trasformazione e viaggio. Andiamo a vedere il gruppo C. Praticamente desidera con saggezza, ok? Quindi esprimi i tuoi desideri con saggezza. Andiamo a vedere un attimino. Ancora, questo è il secondo mazzo di carte. Gruppo A, felice e contento. Gruppo B, nuove amicizie. Creatività per il gruppo C. Caduta una carta, gruppo A, lascia andare. Gruppo B, è facile fare questo, molto interessante. Gruppo C, bambini, anche qui la carta del bambino interiore. Allora,
Introduciamo la nostra lettura angelica col gruppo A. L'Arcangelo Michele, gli angeli e le fate ti stanno dicendo di giocare alla vita, di riconnetterti col tuo bambino interiore, con la tua bambina interiore. Scusate, spengo un attimo il condizionatore. È venuto il momento di lasciare andare il passato, di perdonare, di perdonarti. Non hai fatto niente di male, ti devi ricollegare con la gioia nel tuo cuore, con l'amore nel tuo sacro cuore. Lascia andare il passato non serve, il tuo massimo bene. È venuto il momento di giocare alla vita. Esci nella natura, disegna, scrivi, dipingi, lavora al PC, fai cose creative, fai cose che ti danno gioia, fai cose che fanno cantare il tuo cuore di gioia. Il bambino interiore vuole riconnettersi con te, vuole giocare. Se tu seguirai il consiglio degli angeli e delle fate, tutto andrà bene, ti porterà tanta allegria, spensieratezza, creatività, quindi c'è gioia alle porte, nuovi inizi, un nuovo ciclo sta arrivando nella tua vita e tutti vissero felici e contenti nel vero senso della parola. Tutto andrà per il meglio, per il tuo massimo bene. Quindi lascia andare l'ego, lascia andare ciò che vuole forzare degli eventi. Andrà tutto per il meglio. L'importante è che giochi alla vita e che crei cose nuove e che lascia andare un risultato specifico. Lascia che sia l'amore divino a portare a te cose nuove, a portare a te risultati ottimali nei tuoi progetti, nella tua creatività, nel tuo disegno. Ok? Bene. Ora passiamo al gruppo B. Abbiamo la carta del viaggio e della trasformazione, un percorso di grande transizione. Stai passando la cosiddetta transizione da indaco a cristallo. Stai trasmutando le energie pesanti per elevarti in un livello più alto. Stai lasciando andare sentimenti di paura, stai lasciando andare l'ego, stai lasciando andare il giudizio di te stesso, di te stessa e degli altri. Gli angeli ti stanno invitando a far sì che questo viaggio sia un viaggio pieno di gioia. È facile fare questo quando tu ti fai guidare da Dio, dall'Arcangelo Michele, dagli angeli. Tutto è possibile. Questo senso di solitudine, questo senso di smarrimento presto passerà, andrà via. Ci sono alle porte nuove amicizie, quindi nuovi contatti, nuove conoscenze nel momento stesso in cui tu cambi frequenza, inizi a incontrare, a sintonizzarti con frequenze simili alle tue. Quindi è molto possibile che nel prossimo futuro inizierai a veramente a connetterti con nuove frequenze, a connetterti con nuove persone, persone più in armonia con te, persone più giuste per te, persone più amorevoli e gentili, che possono comprendere la tua vera natura di anima infinita, di anima meravigliosa che tu sei. Quindi lascia che sia, lascia che accada, perché arriverà tutto facilmente. E questo passaggio ti è costato tanto, è stato un grande lavoro spirituale. Adesso è venuto il momento di rilassarsi un po' e di lasciare che tutto arrivi nel momento giusto. Ok? Bene, passiamo al gruppo C. È venuto il momento di desiderare con saggezza, cerca di chiedere a Dio, agli angeli, all'arcangelo Michele, alle tue guide più elevate che possano manifestarsi tutti i tuoi sogni e obiettivi in allineamento alla tua anima. Questo perché? Perché sei molto potente e gli angeli e le fate vogliono aiutarti a manifestare più velocemente i tuoi obiettivi. L'importante è che siano in allineamento all'anima e all'amore, loro saranno
saranno ben felici di fare questo. È venuto il momento anche per te di riconnetterti col bambino interiore, con la tua creatività. Perché quando tu sei nell'anima, quando tu sei in allineamento al tuo bambino interiore, la tua creatività viene fuori. Quindi è un momento molto, molto creativo per te. Stanno nascendo nuovi progetti creativi nel business, nella vita privata, nei tuoi hobby, nelle tue passioni. Ci sono proprio le energie giuste, le energie della manifestazione. Quindi approfitta di questa ondata energetica per sintonizzarti nelle frequenze dell'allegria, della giocosità e della creatività, perché tutto si sta manifestando nella tua vita. Sei diventato molto, molto più potente. Quindi cerca di assolutamente di avere progetti alti ed elevati, perché Dio, gli angeli e l'arcangelo Michele ti aiuteranno nella manifestazione di questi progetti. Quindi, bene, io sono contenta. Abbiamo concluso la lettura angelica per queste 2 settimane. Poi da aprile riprenderemo con la lettura settimanale, ok? Io sono felice di essere qui con voi. Per qualsiasi informazione non esitate a contattarmi. Volevo ricordarvi che mi occupo di facilitare le letture angeliche con le carte, con l'utilizzo delle carte come connessione diretta. Facilito le guarigioni a distanza con le nuove frequenze di luce, e mi occupo di insegnare alle persone come connettersi con le nuove frequenze, e di come imparare a connettersi con gli angeli. In più faccio un lavoro straordinario, che è quello di facilitare il logos healing nelle persone. Se tu hai bisogno in questo momento di una guida, di un coach, hai bisogno di liberarti da tutti i sistemi di credenze, le paure, i blocchi, tutto ciò che ti sta impedendo di essere nel tuo pieno potere, che ti sta impedendo di agire. Hai paura, sei bloccato, non riesci a manifestare i tuoi sogni, qualunque siano i blocchi, i traumi anche del passato, anche dell'infanzia, tutto ciò che ti sta impedendo di essere nell'amore, di sentire la gioia nel cuore. Quel tuo pianto, quella tua tristezza, quei sentimenti di paura possono essere veramente trasmutati in frequenze vibratorie molto più elevate col lavoro di logos healing. Quindi, per qualsiasi informazione, non esitate a contattarmi. Io vi saluto e ci sentiamo presto nella prossima lettura angelica. Un abbraccio a tutti. Ciao ciao.